fare i conti con l'ambiente. Ravenna 2013, siamo con Andrea Zuppiroi della Regione Emilia-Romagna. Una giornata, dicevamo prima anche con l'amico Paolo di Federambiente, estremamente densa di temi, di contenuti, ed è difficile riassumerla, però appunto cerchiamo di tracciare un po' i punti più importanti, le risultanze, cosa viene fuori da questo incontro odierno? Ma diciamo che la cosa più rilevante dell'incontro odierno è che si mettono assieme una serie di voci che vedono tutte queste problematiche e le vivono da diversi punti di vista, quindi da diverse prospettive, e ragionano tendenzialmente in modo razionale. Quindi è l'occasione per parlare con razionalità a più voci su un problema e su un tema estremamente complesso, perché la gestione dei rifiuti è una realtà estremamente complessa e in divenire. E quindi giornate come queste evidenziano il fatto intanto che è in divenire e che quindi le soluzioni che appena ieri l'altro sembravano il top della soluzione oggi possono essere discusse e magari c'è di meglio. E quindi secondo me sono molto utili anche per costruire un abito mentale un po' più aperto e di prospettiva. Direi ottimo sunto. Sappiamo che la Regione ha un impegno diretto, concreto in questi ambiti, ha una sensibilità ambientale particolare forse rispetto a tante altre regioni italiane. Sì, sia su, diciamo, sul settore, soprattutto servizi ambientali, quindi ci mettiamo anche il servizio idrico. Sono anni che la Regione Emilia-Romagna cerca quantomeno di affrontare i problemi e di affrontarli su due piani, diciamo. Un piano alto, che è quello delle macro regole, nell'ambito delle macro regole che può fornire una regione, e un piano un po' più basso, ma che è importante, che è la definizione di quelle regole che sono fondamentali perché mancano. Nel senso che a volte la legislazione nazionale è estremamente dettagliata su certi aspetti e su altri manca. E il fatto che manchi potrebbe essere un impedimento all'implementazione di soluzioni, nuovi servizi, innovazione, efficientamento. Quindi diciamo che finora la Regione ha sempre cercato di muoversi su questi due livelli. Ottimo, grazie dottor Zuppiroli, Regione Emilia-Romagna qui al convegno sul Zero Waste. Grazie. Grazie.